Novara reduce dal pareggio sul campo della capolista, conferma Rubino al centro dell'attacco. Il Sassuolo in emergenza è senza ben 7 titolari. Il primo sussulto degli emiliani, con Rea che dopo 3 minuti si invola sulla destra. Dalla corta respinta della difesa novarese, la conclusione di Riccio che sfiora all'incrocio. La replica del Novara con Gemiti che cerca e trova la testa di Rubino alta sulla traversa. Poi al 24esimo, da questo disimpegno di Lisuzzo, si impossessa del pallone Quadrini, contrastato da Porcari a centro area. Le proteste degli emiliani che chiedono il calcio di rigore. Poi però sul ribaltamento di fronte è Motta a trovare Bertani che si trova a tu per tu con Pomini. Bravo il portiere degli emiliani a respingere. Con le immagini andiamo al 40esimo con Bocchetti che cerca questa conclusione da fuori area, la respinta di Ucani in calcio d'angolo. L'ultimo sussulto del primo tempo con Motta, la sua conclusione finisce però a lato. Con le immagini andiamo al secondo tempo, non succede praticamente nulla fino al 22esimo quando da questo lungo lancio di Geller, Bianco pasticcia, consegna la palla a Bertani, il suo sinistro si spegne poco lontano dall'incrocio di palle. Al 24esimo poi, guardate, incredibile, la conclusione di Bruno calcia però nella sua porta, sarebbe stato un autogol da ufficio inchieste. Poi il Novara, vedete, chiede l'assegnazione del calcio di punizione per il retropassaggio. Dal calcio d'angolo seguente Scavone irrompe la sua conclusione di testa alta sulla traversa. Tesser è preoccupato, i suoi non riescono a trovare la via della rete e così ci prova ancora Capitan Rubino. La sua conclusione di testa però non è fortunata come lo era stato sul terreno della capolista. L'ultima conclusione di Gigliotti, questo calcio di punizione proprio al 45esimo, ancora bravo Pomini. L'ultimo episodio della gara, dicevamo, con il Novara che arriva così al suo terzo pareggio casalingo consecutivo e conferma tutte le difficoltà nel trovare la rete tra le mura amiche. Per il Sassuolo invece, come dicevate voi, un punto importante ottenuto con una formazione d'emergenza. Migliore in campo il portiere ospite Pomini, poco lavoro per lui ma come avete visto decisivo. Ribadisco il risultato dal Piola, Novara Sassuolo 0-0. Dopo 4 pareggi consecutivi, un Novara in crisi di gol e risultati, deve assolutamente vincere per tenere il passo di Atalanta e Siena. Il Vicenza però insegue ancora il sogno playoff. Arbitra Ciampi di Roma. 5° minuto, Novara in avanti, palla dentro per Motta ma la girata termina alta. 12esimo, la risposta del Vicenza, il pallone buono per Abruscato. Abruscato entra in area ma calcia sull'esterno della rete. Il Vicenza guadagna metri. 21esimo, azione che si sviluppa sulla sinistra. Il cross in mezzo Abruscato per Tulli, l'attaccante solo in mezzo all'area ma calcia debole e centrale. Occasionissima mancata dai padroni di casa che si ripetono anche 3 minuti più tardi. Il pallone arriva ad Abruscato che da un metro dalla porta di Ucani non riesce a battere a rete. L'ex attaccante del Torino si arrabbia ma il suo errore, come rivediamo nel replay, è davvero imperdonabile. In finale di primo tempo torna a farsi vedere in avanti il Novara ma Gianni chiude bene in angolo. Con le immagini montate da Andrea Raggiotto passiamo alla ripresa. Si riparte con questo calcione rifilato in area da Martinelli e Motta, non visto dall'arbitro Ciampi. Poi ancora Vicenza, azione in velocità sulla sinistra, palla per Tulli, gran botta, palla fuori. Nono, il Novara ci prova su calcio di punizione, ma la conclusione di Geller è da dimenticare e Tesser non la prende certo bene. Sono sempre i padroni di casa a fare la partita. 31esimo, punizione di Tulli, il pallone resta lì, abbruscato per Di Matteo ma ancora una volta il tiro non inquadra la porta e la situazione non cambia nemmeno al minuto 36 quando Abruscato ha un'altra buona occasione. In finale di partita, 44esimo minuto, punizione di Bastrini dalla destra, palla a giro e palla in rete, Vicenza in vantaggio ad un minuto dalla fine. Nel replay però si vede nettissimo il fallo di Cellini su Ucani. Davvero una giornata da dimenticare per la terna arbitrale. Possiamo staccare con le immagini. Il Vicenza, per quello che abbiamo visto sul terreno di gioco, ha sicuramente meritato la vittoria, ma il risultato è fortemente macchiato dai gravissimi errori arbitrali. Per quanto riguarda il Novara, la crisi è sempre più nera e il Vicenza, come avete detto da studio, agguanta la zona playoff. Migliore in campo, botta del Vicenza dal Menti. Ribadisco il risultato, Vicenza batte Novara 1-0, la linea può tornare allo studio. Stadio Atleti Azzurri d'Italia, tornare a vincere l'imperativo di Albino Leffe e Novara per la salvezza della zona playoff. Novara privo in attacco di Bertani per squalifica, tra i seriani stop per Bombardini e Temai e Regonesi, dirige Candussio di Cervignano. La prima conclusione di Zenoni, respinge Fontana. Ancora in avanti la squadra di Mondonico, Grossi cerca Zenoni, il destro di poco alto. Poi in avanti
il Novara, lo svizzero Sciala, Rubino, Gonzalez dentro, ancora Sciala, il tiro parato da Tomasig. Insiste la squadra di Tesserre, spinge sulle fasce laterali, Pinardi, il movimento, il traversone in mezzo, Gonzalez in mezzo a due, l'anticipo e mette dentro, in vantaggio il Novara al 31esimo con Gonzalez, 13esimo gol per l'argentino, bravo qui a uscire bene tra Luoni e Zenoni. C'è subito comunque la reazione dell'Albino Leffe, il capitano Previtali per Grossi, chiude Centurioni in calcio d'angolo. Angolo per l'Albino Leffe e il gol di Bergamelli, ottimo lo stacco, 1-1 al 36esimo, prima rete della stagione per Bergamelli. Torna dunque in partita l'Albino Leffe. Poi il traversone di Girasole, la girata in aria di Cocco, respinge Fontana. Si fa male poi Pinardi, assenza pesante per il Novara, e dunque Novara che poi nel finale sfiora il gol con Centurioni. Preoccupato Tesser, passiamo alla ripresa, subito in avanti l'Albino Leffe prolunga la traiettoria Fontana, Piccinni, il cross e di testa ancora in rete Bergamelli, doppietta per lui, 2-1 al quarto minuto del secondo tempo. Ma le responsabilità ci sono della difesa del portiere Fontana. Quattro minuti dopo arriva il terzo gol poi per la formazione di Mondonico con Cocco dopo un tiro cross in area di Previtali. 3-1, si fa pesante la situazione, ancora l'Albino Leffe vicino al gol con Cocco, guardate qui la smorfia di Tesser, ancora in avanti la squadra di casa, qui il tiro centrale bloccato dal portiere, sempre Cocco protagonista nel finale, e poi su questo traversone di Piccinni il palo, il tunnel di Piccinni all'anteripo, il palo di Cocco. Dunque l'Albino Leffe superiore per intensità, concentrazione, pochi gli errori della formazione di Mondonico rispetto invece a un Novara che ancora stenta a ritrovarsi e qui a questo punto rischia di compromettere la stagione. Certo un Novara che ha perso Pinardi, un'assenza pesante in questa partita. Ricordo il migliore in campo, Bergamelli dell'Albino Leffe, allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia, Albino Leffe 3, Novara 1. Angade sul nasce Schöbe! Nell'Ascoli Castori è squalificato, in panchina c'è Riccardo Bocchini, nel 4-5-1 bianco-nero rientrano Calderoni di Donato, Pederzoli influenzato in tribuna, Cristiano infortunato. Il Novara recupera 7 titolari rispetto alla sconfitta con l'Albino Leffe. Motta trequartista è preferito a Scavone, dietro le punte Bertani, Gonzalez, Tessera, passo di carica dopo un quarto d'ora, gli azzurri rompono gli indugi sul cross di Marianini, Motta manca la battuta, Rigoni va al tiro, deviato in angolo, che grinta Tesser. Sul corner seguente Lisuzzo va in tuffo di testa, Guarna ribatte distinto, poi Micolucci mette ancora in angolo, il Novara stringe d'assedio l'Ascoli, all'attacco anche i centrali difensivi, al 27esimo minuto Ludi calcia colpo sicuro, Guarna respinge in spaccata, palla Lisuzzo, il suo destro scheggia la traversa. 31esimo minuto, lancio di Motta, delizioso tocco d'esterno di Gonzalez per Bertani, che è bravo a trovare il tempo e lo spazio giusto per il tiro, Novara in vantaggio. 13esimo gol in campionato per l'attaccante di Legnano, alla terza stagione sotto la cupola di San Gaudenzio. Il Novara insiste, un minuto dopo ancora Bertani alla palla del raddoppio, ma spreca e Guarna neutralizza. I marchigiani si fanno vivi al 36esimo con un gran destro di Giorgi che sfiora l'incrocio dei pali. Al 37esimo Rigoni chiede il rigore per questo tocco con il braccio di Faisca. Il signor Tozzi non è d'accordo, il primo tempo finisce qui. Nella ripresa il Novara vorrebbe il gol della sicurezza. Al 20esimo il sinistro di Gonzalez colpisce il palo esterno, poi l'attaccante argentino chiede il cambio, si tocca la gamba, al suo posto entra Rubino. Al 27esimo Tesser blinda la difesa, entra Centurioni, esce Rigoni. 5-3-2 nel finale per i piemontesi. Al 34esimo Fexdesin scarica al destro sull'esterno della rete. 35esimo minuto, Gemiti prepara bene il suo sinistro ma non inquadra la porta, al finale di sofferenza per i padroni di casa, il tiro di Fezzesin al 40esimo è deviato in angolo da Centurioni, l'ultimo brivido, finisce 1-0 per il Novara sull'Ascoli. Un Novara convalescente, vittoria certamente meritata che ha premiato la volontà dei piemontesi anche se il gioco non è ancora proprio fluido come nel girone d'andata. Forse dovremo abituarci a un Novara che sa anche soffrire, migliore in campo Porcari, simbolo di questo Novara operaio che sa lottare.
In onore all'Ascoli, come avete detto giustamente da studio, ha tenuto testa agli avversari sino alla fine. Ribadiamo il punteggio dal Silvio Piola. Novara batte Ascoli 1-0. La linea. Il pareggio che non ti aspetti perché non serve a nessuno. Le formazioni giocano con uno spirito ben diverso. L'Empoli vuole riconquistare la fiducia dei tifosi, ma soprattutto vorrebbe i tre punti per continuare a sognare i play-off. Il Novara vuole invece consolidare il terzo posto in classifica. La squadra di Aglietti fa la partita, mostra più freschezza, ma non riesce mai a concretizzare, anche per l'assenza pesante di Coralli in avanti. Il Novara fa fatica ad uscire dal suo campo, ma allo stesso tempo attende i passi falsi della difesa azzurra e quando ne ha occasione parte in contropiede. Bertani scatta in velocità, ma non è nella sua giornata migliore. L'Empoli vorrebbe far dimenticare ai suoi tifosi i brutti risultati delle ultime 6 gare, in cui ha conquistato solo 5 punti, ma la vera azione capita al Novara. Gonzales scappa, Stovini non riesce a bloccarlo, l'argentino manda la palla fuori. Brividi per Pelagotti. Prima della conclusione del tempo, Forestieri si mette ancora in mostra, cercando il secondo palo, calibrando però male. Nella ripresa il filo conduttore resta il solito. L'Empoli fa la gara, il Novara attende senza alcun guizzo, almeno nei primi minuti. Aglietti chiede ai suoi concretezza, sembra insomma la fotocopia del primo tempo, fin quando non riappare la formazione di Tesser, ancora una volta con l'azione più pericolosa. Bertani se lo sognerà per molto tempo questo errore davvero incredibile, eppure gli azzurri ringrazieranno più volte Vinci per averli salvati da una sconfitta che sarebbe stata davvero ingiusta. L'Empoli esce ancora tra i fischi di un Castellani deluso per un pareggio che serve a poco ad entrambe le formazioni, ma certamente nulla agli azzurri che vedono sempre più allontanarsi l'obiettivo playoff. Il Novara invece incassa senza infamia e senza lode il punticino. Migliore in campo Valdifiori. Il Novara per difendere il terzo posto e confermare la ripresa, il Piacenza per allontanare la crisi. Passa appena un minuto e Motta, imbeccato da Rubino, impegna così Cassano. Dopo 6 minuti è Rubino che si fa luce nella difesa emiliana e il suo tiro è deviato in angolo, ma è sul ribaltamento di fronte che il Piacenza mette paura. Piccolo sfiora, ma non riesce a deviare l'assist di Cacia. Al 9 minuto Novara in vantaggio con Rubino che raccoglie il cross di Mariannini, sesto centro in campionato per il capitano azzurro. Al 15esimo ancora pericoloso il Novara con Rigoni che pesca centro area Motta, il suo colpo di testa di un niente fuori. Prosegue il monologo dei padroni di casa, minuto 18 Bertani, Cassano vola all'incrocio di pali. Al minuto 25 il risveglio del Piacenza con questa splendida girata di Cacia e il prologo al pareggio che arriva sul calcio d'angolo seguente con questo preciso colpo di testa di Bianchi. Alla mezz'ora torna a farsi vivo il Novara con Motta che raccoglie questa respinta ma calcia alto e il tempo si chiude con questo palo di Bertani, davvero sfortunato. Con le immagini al secondo tempo, subito Novara in vantaggio, chirurgico il sinistro di Motta imbeccato da Rigoni, ma non c'è neanche il tempo di pareggiare che Guzman, vedete, coglie d'impreparato Uicani e trova la rete del pareggio. Poi al 18esimo il Novara prova ancora a pareggiare ma Bertani non riesce a trasformare. Tesser è preoccupato, inizia la girandola delle sostituzioni per cercare di dare uno scossone alla partita, ma l'ultimo pericolo arriva al 45esimo con Bertani che, vedete, non riesce a trasformare in rete. Partita spettacolare e pareggio giusto. Certo, il Novara può recriminare per le molte occasioni sprecate, ma il Piacenza, che è arrivato qui per vendere cara la pelle, molto organizzato, non ha rubato assolutamente nulla. Migliore in campo Simone Bertani, ribadisco il risultato, Novara-Piacenza 2-2, a voi.